sarebbero curiosi di iniziare questa nostra mattinata. Io sono Lorenzo Battelli, sono assessore alla pace e comune di Casalecchio di Reno. Questo convegno che facciamo questa mattina e che continuerà nel pomeriggio alla Casa della Conoscenza è un convegno che è inserito in un programma di iniziative che è cominciato ieri pomeriggio per l'inaugurazione della Casa per la Pace. Noi, come amministrazione, siamo arrivati alla conclusione di un percorso che è cominciato alcuni anni fa per dare vita alla Casa per la Pace. Un percorso che è cominciato alcuni anni fa e che è partito con la richiesta di percorso di pace all'amministrazione comunale precedente di dare vita a un luogo dedicato alla pace. Noi come amministrazione siamo riusciti a portare a termine questo impegno che ci eravamo presi con percorsi di pace, e dopo questa mattinata inaugureremo la Casa per la Pace che si trova in via Canonici Renani, a cui siete tutti invitati a partecipare. È stato un percorso lungo, un percorso importante e con una conclusione altrettanto importante, che comincia un'attività altrettanto importante, che è la diffusione di una cultura di pace nel nostro territorio, ma non solo. In questo convegno partecipano, oltre al sindaco Simone Gamberini, che vi porterà i saluti dopo la mia breve introduzione, Maurizio Sgarfi, che è presidente del percorso di pace, un'associazione che gestirà la Casa per la Pace, Vittorio Pallotti, che è il presidente del Centro di Documentazione e Manifesti Pacifisti Internazionali. Partecipa Alex Zanotelli, che non ha bisogno di presentazioni. Peter Van den Dunger, che sta salendo in questo momento, che è coordinatore della Rete Internazionale dei Musei per la Pace. Non è presente Sergio Zavoli, perché siamo in campagna elettorale, è candidato al Senato della Repubblica e per questi evidenti motivi non può essere presente con noi oggi. Questa Casa per la Pace è un luogo dove si faranno iniziative sulla pace, dove è un servizio del comune di Casalecchio di Reno, è dedicato alla interculturalità, alla solidarietà sociale, all'economia etica e solidale e è aperto a tutti i cittadini, alle scuole, agli studenti e agli insegnanti, per costruire iniziative sulla pace, per formarsi sui temi della pace. Perché noi vogliamo, come amministrazione, ed è per questo che abbiamo dato al percorso di pace l'onere di gestire questo luogo, perché riteniamo che sia l'associazione che più si è impegnata, più ha l'esperienza per occuparsi di un tema così importante, perché noi vogliamo questo luogo sia un luogo di promozione, di sensibilizzazione, di approfondimento sulla pace, che, come vi dicevo prima, è rivolto ai giovani, alle scuole, agli insegnanti, agli operatori sociali, anche per formarli. Vogliamo che chiediamo che questo luogo sia un luogo dove venga coinvolta anche la conferenza delle associazioni dei servizi per la pace che è stata istituita lo scorso anno a Casalecchio di Reno. Verranno realizzate iniziative su questo tema, che è un tema molto vasto e molto importante. Chiediamo e vogliamo che sia un luogo di promozione dello sviluppo sostenibile, di gestione dei conflitti, della non violenza, e ci auguriamo che questo luogo sia un luogo che non rimanga confinato entro il territorio di Casalecchio, ma esca dai suoi confini. Noi premesse ci sono tutte, perché esca dai suoi confini, che coinvolga il Comune di Bologna, coinvolga la Regione, coinvolga lo Stato in un tema così importante, e coinvolga tutte le realtà che si occupano di pace. Perché vedete, il tema della pace, il tema della guerra è un tema che oggi è alla ribalta, perché la situazione internazionale è una situazione molto pesante, molto preoccupante, e più che segnali di pace ci sono segnali di guerra. Oggi si parla di guerra preventiva, si parla di guerra giusta. Chi ci governa, chi governa gli stati, ha quasi messo da parte l'azione politica, ma
si occupa, rischia di occuparsi soprattutto principalmente di guerra, noi vorremmo, a partire dal comune di Casalecchio, ma da quando sono assessore, ho visto che in realtà gli enti locali, le province che si occupano di questi temi sono numerosi in Italia, ma non solo. Quando visiterete, se non avete già fatto la Casa per la Pace, vi renderete conto con la documentazione dei manifesti che dice chiaramente cosa c'è in giro per il mondo di associazioni, di istituzioni che si occupano di questo argomento, perché noi vorremmo arrivare un giorno a sentire un importante esponente politico di un importante paese, soprattutto dei paesi più sviluppati, che abbandoni il tema della guerra e dica che è necessario con la sua azione prima di tutto di parlare di pace obbligatoria, perché questo crediamo che sia estremamente importante. Chiudo questa mia breve introduzione dando la parola al sindaco Simone Gamberini, che ci porterà nel suo saluto. Maurizio, faccio fatica ad aggiungere altro, anche perché giustamente ha portato il punto di vista dell'amministrazione. Noi tra l'altro oggi, non lo sapete, ma abbiamo anche dei tempi un po' stretti, per cui mi autoriduco, diciamo così, nel saluto dell'amministrazione, solo per dare quello che per l'amministrazione è il senso di questo percorso che stiamo oggi cercando di affrontare. Maurizio Patelli prima diceva: la Casa per la Pace sarà gestita da un'associazione. È importante per noi avere nel territorio un'associazione, un punto di riferimento che con noi ha progettato e pensato, un luogo della nostra comunità, un luogo che mancava alla nostra comunità, o quantomeno noi sentivamo mancava alla nostra comunità, che è nato nel tempo, non è un'esperienza di questa amministrazione, è un'esperienza condivisa da più amministrazioni di Casalecchio negli ultimi 10 anni, che oggi trova il suo valore. Vedo qua presenti alcuni ex amministratori di Casalecchio che penso sono parte di questa esperienza e che hanno contribuito ad arrivare a questo importante risultato. Lo dico perché la Casa per la Pace non sarà solo un luogo fisico, ma sarà soprattutto un luogo fatto di persone con le loro idee, le loro capacità e anche la loro forza nel credere che sia importante costruire e diffondere una cultura di pace. L'abbiamo chiamata Casa per la Pace anche perché era quel perché, come dire, trovava un significato non nello stare fermi, nell'essere diciamo statici, ma nel guardare al futuro, nell'essere attivi per fare delle cose, per costruire una cultura di pace. E questo è un po' il senso che l'amministrazione ha voluto dare alla giornata, alle giornate di oggi, cioè quella di iniziare fin da subito a costruire e quindi a ragionare oggi con questo convegno e dopo con l'inaugurazione, a portare delle riflessioni, ma fin da subito ad avere un luogo aperto a tutta la comunità, a tutte le generazioni. Ieri eravamo lì con i ragazzi delle scuole che hanno per primi, e penso sia stato importante anche in questo caso, occupato, dico in senso positivo, quello spazio, nei prossimi giorni quella diventerà una nuova piazza, una piazza aperta del nostro comune, nella quale noi vogliamo ci siano opportunità per chi ha voglia di provare a mettersi in discussione, per chi ha voglia di riflettere, per chi ha voglia di costruire. E quindi con questo auspicio io, diciamo così, termino quello che vuole e deve essere un saluto dell'amministrazione, anche perché appunto penso che chi mi seguirà, Maurizio Asgardi e in particolare il Presidente dell'Associazione Percorso di Pace, definirà più chiaramente il senso di quello che è un progetto che abbiamo costruito insieme, ma che nasce da un'idea, da un'associazione che nel tempo ha strutturato e costruito appunto il percorso che ci porta oggi a inaugurare la Casa per la Pace. Grazie. Bene, grazie al sindaco. Per entrare nel vivo degli argomenti che tratteremo in questa mattinata,
Io do la parola a Maurizio Sgarzi, che è presidente di Percorsi di Pace, l'associazione che gestirà la Casa per la Pace. All'associazione che ha i titoli per fare questo, e quindi Maurizio ci spiegherà un po' che cosa, come si è arrivato, perché tra l'altro cosa dire rispetto a questo argomento. Allora, nulla accade se non è preceduto da un sogno. Non so se ricordate questa frase, l'abbiamo scritta un po' di anni fa in un nostro volantino, quando cominciamo ad intravedere la possibilità di aprire una Casa per la Pace. Ed è stato un sogno che ci ha guidato per tanto tempo. L'abbiamo sperata, poi siamo stati delusi perché i luoghi scelti non erano quelli adatti, poi finalmente è arrivata la casa per la Pace. La casa è molto bella, venite a vedere. La casa ha cominciato con i bambini, con i ragazzi, perché sarà una casa per i bambini e per i ragazzi. C'è una mostra di scultori e di artisti che hanno esposto queste opere esattamente dopo la marcia della pace per Uso Assisi dell'anno scorso. Ci sono i manifesti pacifisti, sarà una casa per tutti. Abbiamo invitato i vicini pochi giorni fa a venire a vedere per avere rapporti di buon vicinato con loro. Inviteremo le associazioni fra 2 settimane per tentare con loro di avere un rapporto preciso di collaborazione per la casa. Inviteremo poi le associazioni altre di Bologna, quelle che anche stamattina ci hanno aiutato. Eravamo 80 stamattina e 12 ieri nelle classi di tutte le scuole superiori di Casalecchio a fare questa lezione di pace e di volontariato con 35 associazioni presenti, più alcuni battitori liberi, sindaci, assessori, eccetera. 35 associazioni che hanno accettato di venire a fare la lezione di pace, e ne abbiamo lasciati a casa, perché tanti quest'anno hanno deciso di essere con noi. Questo percorso l'abbiamo iniziato da tanto tempo, e questo percorso è diventato più forte quando abbiamo incontrato il CDMP, Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale, che ha dato la possibilità di avere dei contenuti significativi per questa casa. Ma questa casa viene da lontano, cioè se c'è un assessore alla pace in questo comune, se per tanti anni si sono organizzate iniziative, se esiste Percorsi di Pace è perché a Casalecchio da tanto tempo si ragiona su queste cose e si punta in alto su queste cose. Io ricordo che l'idea di far nascere Percorsi di Pace fu perché partecipai come invitato alle ultime riunioni del CEDIP e quindi mi resi conto dell'importanza di questa associazione che aveva proclamato 21 marzo lezione di pace tanto tempo prima, e quindi da quella spinta, da quella voglia, da quelle capacità che esprimeva quell'associazione è venuta l'idea poi di trasformare le iniziative di solidarietà di Casalecchio. A quel tempo c'era esattamente il comitato di solidarietà con l'infanzia, che si trasformò in comitato di solidarietà con Sarajevo perché scoppiò la guerra, e eravamo talmente in tanti a lavorare per l'ospedale pediatrico in cui il comune di Casalecchio e tutte le associazioni di Casalecchio hanno ricostruito un reparto pediatrico. Eravamo talmente in tanti che nacque l'esigenza di un'associazione, e così nacque l'associazione. Quindi tanta strada si è fatta, ma perché c'è un terreno fertile a Casalecchio per poterla portare avanti. L'assessore ha detto che dirò quello che succede alla casa, me ne guardo bene perché altrimenti starei qua tanto tempo. E invece quello che abbiamo scritto è solamente una base di partenza. Credo che la cosa più importante sia la collaborazione e
l'unione di tante idee che potranno scaturire in tanti progetti. Quindi è ovvio che noi come percorsi di pace, come casa, avremo dei progetti, ma sicuramente la chiave di volta per il successo di quella casa sarà l'accoglienza dei progetti degli altri dentro la nostra casa. L'ultima cosa è dire che la nostra associazione è molto variopinta, tanta gente. Ci sono due cose, su due principi su cui abbiamo lavorato e vogliamo ancora lavorare, che però vanno detti. Il primo principio è la scelta del metodo non violento, è la scelta di approfondire questa tematica e di cercare di portarla avanti nel migliore dei modi. Lo sappiamo che non siamo ancora bravi su questo, ma la tensione è proprio di lavorare sul metodo non violento. E il secondo principio è un no deciso a tutte le guerre. E quindi su questi principi accoglieremo tutti quelli che vogliono, partendo da questo, lavorare con noi. L'ultima cosa doverosa è che se continueremo a lavorare con lo spirito che ha animato i volontari di percorsi di pace, gli amministratori che sono stati con noi, gente di altre associazioni che ci hanno aiutato a lavorare, amici non iscritti all'associazione che si sono trovati coinvolti, se continueremo a lavorare con lo spirito di questi giorni, con l'impegno di questi giorni, sicuramente la Casa per la Pace avrà successo. Avrà successo, è una brutta parola, sicuramente esaudirà il proprio scopo, il proprio compito. Quindi un ringraziamento intanto ai partecipanti a questo convegno, ma il ringraziamento più grosso è a tutti quelli che con la scopa in mano, con i cacciavite, facendo telefonate, scrivendo documenti, sollevando pesi, eccetera, hanno potuto dare inizio a questa esperienza che speriamo che sia un'esperienza significativa per noi, per l'amministrazione comunale, per tutti i cittadini di Casalecchio e per tutti quelli che vorranno lavorare con noi. Grazie. Grazie Maurizio. Di solito quando vado a teatro sono la parte del pubblico e vedo gli attori a volte che fanno movimenti strani, davo la colpa al fatto che stessero recitando. In realtà è che c'è la luce del riflettore che ti impedisce di vedere, uno cerca di evitare. Quindi no, questo lo dico perché non vi vedo, ma vi sento e vi ringrazio di essere presenti oggi perché prima non l'ho fatto. Adesso do la parola a Vittorio Pallotti che è presidente dell'associazione CDMP e che ci racconterà un po' come si è arrivati a questo volume di percorsi di pace e alla relazione della casa. Intanto vorrei prima di iniziare un brevissimo ricordo di una persona che è scomparsa pochi giorni fa e che ha avuto su di me una, non è stata da sola ovviamente, ma è stata una persona per me molto importante. Parlo di Davide Melodia, che è stato uno dei più importanti esponenti del mondo della non violenza italiana, e molti di voi lo conoscono e quindi sanno l'importanza della sua attività. E poi vorrei invece solo ricordare una persona che conosce molto bene qui, il padre Zanottelli, e chiederei nel suo intervento di, se crede ovviamente, no? Di citarla, perché è una persona che appartiene al mondo dei vivi e che però credo che vada ricordata. Parlo di Turi Vaccaro, tu sai Zanottelli quello che ha fatto e l'importanza e quello, proprio quello che ha fatto e che non è conosciuto per niente in Italia a proposito di informazione e guerra, a proposito di informazione e pace. E qui mi collego al discorso, vengo al discorso CDMP e manifesti. Noi abbiamo incontrato, la storia sarebbe lunga, non, magari spero magari un domani anche che venga scritta
e venga quindi conosciuta da più gente, insomma. Però a un certo momento, alcuni anni fa, abbiamo iniziato una collaborazione con Percorsi di Pace e sollevando il problema della necessità di costruire non una casa per la pace, allora pensavamo a un museo per la pace, perché da poco ero venuto a conoscenza dell'esistenza tramite un incontro con Peter van den Dungen, che dopo poi terrà la sua relazione introduttiva al convegno, dell'esistenza di una rete internazionale dei musei per la pace, a cui noi del CDMP abbiamo subito aderito, incoraggiati sempre dal professor van den Dungen. Un museo per la pace che credo forse anche opportunamente si è poi trasformato in una casa per la pace. Di questo anche lo stesso Peter dice che è una buona cosa questa, perché è un concetto, quello della casa, più popolare, più alla portata di tutti. E per cui la documentazione che ospiterà questa casa sarà in realtà anche un museo, quindi una casa e un museo. I manifesti. Allora, visto che bisognava appunto, abbiamo ritenuto che fosse importante appunto questo convegno, organizzare un convegno in questa occasione, bisognava dare un titolo a questo convegno, un titolo per la pace, archivi, case, centri di studio e documentazione, laboratori, cioè lo trovate nelle tecche, non vado per lungo. È un titolo che poi corrisponde allo stesso titolo che ha la mostra dei manifesti, una realtà molto vasta, in crescita, in Italia e all'estero, che è poco conosciuta e che credo debba essere conosciuta di più, proprio a livello il più ampio possibile, perché è una realtà che educa, o può educare, può formare alla pace e alla non violenza. Come si può fare educare alla pace e alla non violenza senza una documentazione? Senza avere degli documenti, appunto, qualcosa di molto reale, concreto, che faccia conoscere ai giovani, soprattutto, la storia della pace. Come si è costruita la pace? Come? Chi l'ha costruita? Quando? Perché? Ecco il senso quindi di questo convegno e anche di questa mostra. Mostra che ovviamente è estremamente limitata, quindi rappresenta una piccola punta di un iceberg di una realtà molto più vasta. Quindi tutti i limiti che può avere questo strumento, ma che può essere un inizio per una maggiore conoscenza. La mostra quindi ha questo scopo, ma siccome di manifesti ne abbiamo più di 3.000, è possibile con questi fare molte altre mostre, come molte ne abbiamo già fatte, sui temi più disparati. In generale, la mostra dei manifesti ha questo scopo educativo e formativo di far conoscere appunto non solo le case, i centri, questi luoghi dove si lavora e si studia per la pace, ma anche appunto i personaggi che l'hanno e i movimenti che l'hanno costruito. Ecco, non ho altro, io quindi passo la parola ai relatori successivi. Bene, grazie Vittorio, adesso diamo la parola ad Alex Zarotelli. Sono queste luci qui che ci impediscono di guardare in volto la gente, mamma mia che roba, sembriamo quasi delle, se si potessero spegnere e guardarci un po' più in volto, ho tanti amici che vedo qua in giro e che mi piace, ecco, bravissimi, grazie, così si ragiona meglio. Allora, prima di tutto un grazie davvero per questo invito, non cerco inviti, sto cercando di distirli un po' tutti perché sto riconcentrandomi su Napoli, sapete che razza di situazione viviamo, vengo dalla sanità, siamo già in 2 mesi all'ottavo morto, per cui per faida di Camorra,
E quindi capite che grazie di situazione è quello che stiamo cercando di farli. Oggi ero di passaggio venendo dall'incontro dei comuniani a Verona e allora siamo riusciti a mettere dentro questi tre incontri questa mattina, poi prendo il treno e scappo, stasera devo essere a Napoli, dove c'è un altro incontro per la scuola di pace. Quindi è proprio un tocca e fuga, ma un grazie perché davvero permettetemi di aprirmi il cuore e di dirvi un po' quello che sento in questo momento, al di là di roba che a me... Cioè è tutta l'amarezza che ho dentro. Proprio giorni fa ho preso il telefono e ho telefonato al Mosaico di Pace, poi a Pax Christi, e dico, ci rendiamo conto che viviamo in un momento di una gravità estrema, soprattutto in chiave atomica. Vogliamo metterci un attimo insieme, guardatevi attorno in Italia, siamo tutti frammentati, Pax Christi, Azione Non Violenta, MIR, ognuno che va avanti, uno con la cosa, uno con la... mentre ci sta bruciando il mondo, non riusciamo neanche noi a metterci insieme, cavoli. Cioè mi sono veramente arrabbiato, dico, ma convochiamo un'assemblea non nazionale, ma che era rappresentativa, anche una persona per ogni associazione impegnata, e tentiamo di dire cosa possiamo fare oggi, perché guardate che ci troviamo in un momento che per me è semplicemente di una gravità estrema. Questa storia dell'Iran non è questione semplicemente dell'Iran, tra l'altro io dico, ma perché l'Iran non deve avere la bomba atomica se ce l'ha Israele? Se ce l'ha Israele, ma tutte le altre nazioni del Medio Oriente possono averle. Io dico, nessuno deve avere la bomba atomica, rendiamola tabù. Guardate che questa storia dell'Iran ci sta portando dritti a una guerra atomica. E se scoppia, noi sappiamo molto bene che abbiamo abbastanza bombe atomiche in questo mondo da far saltare il mondo 4 volte per anno. La mia grande domanda è alle chiese, ecco la mia sofferenza di cristiano, io ve lo dico perché è quello che sento, guardate, io mi dico credente, credo che questo Dio per portare la vita dove l'ha portata oggi ci ha impiegato 4 miliardi e 200 milioni di anni. L'uomo oggi ha il potere di distruggere tutto quello che Dio ha fatto, se siete credenti, nel giro di un pomeriggio. Ma più peccato di questo, ma ditemi voi dove lo trovate. Ma come fanno le chiese a non avere coraggio di dire che la bomba atomica è peccato? Non riusciamo ancora a dirla questa parola. Ma se ce l'aveva già detto nel 1945 Oppenheimer, che ha partecipato al Manhattan Experiment, quando c'è stato il primo tentativo atomico, e ha detto, oggi la scienza ha conosciuto il peccato. È possibile che 50 anni dopo, 60 anni dopo, non riusciamo ancora ad arrivare, parlo di chiesa, parlo di me come credente, a dire che la bomba atomica è peccato e che deve essere resa tabù, che dobbiamo eliminarle tutte, altrimenti sarà la bomba atomica che ci eliminerà tutti. Ecco, guardate che questo è un momento di una tale gravità, e guardate che gli Stati Uniti, da quello che mi risulta, Bush è deciso, non gli Stati Uniti, che è un'altra cosa da Bush, per favore, Bush e la sua amministrazione mi sembra molto decisa di iniziare una guerra sull'Iran. Guardate che questo farà scattare delle cose incredibili. Cominciamoci davvero, e allora ecco la mia domanda, ma dove stiamo? Ma dove siamo? Ma perché non reagiamo? Cioè, io sono stufo di vedermi in marce quando scoppiano le cose. Dobbiamo farle prima le cose. Questa casa della pace deve servire come per mobilitare la gente, dire basta. Guardate che fra l'altro non abbiamo da stare qui e pararci come i buoni a giudicare gli americani. Guardate che in Iraq non ci sono solo gli americani, ci siamo anche noi. Guardate che se ricordiamo Hiroshima come crimine contro l'umanità, e per me è un crimine contro l'umanità, domani ricorderemo, i posteri ricorderanno Fallujah,
come crimine contro l'umanità e ci abbiamo partecipato come popolo italiano. Se non abbiamo il coraggio oggi di dirlo e confessare il nostro peccato come Italia alla vigilia di queste importanti elezioni, comprendiamo l'assurdità che stiamo vivendo e come queste vendicarci, come dobbiamo reagire. Io mi sono fatto dare proprio in questi giorni le ultime, io sono rimasto di stucco davanti alle ultime, la situazione italiana nostra, quindi non sto parlando degli Stati Uniti. Guardate che a livello italiano abbiamo, secondo il bilancio del Ministero della Difesa, le spese militari non supererebbero l'1,5% del PIL, ma secondo altre fonti autorevoli come il SIPRI e la NATO, la cifra si aggira intorno al 2% del PIL. Il dato è altromodo sconcertante se si pensa che in Italia gli investimenti per le politiche sociali e ambientali sfiorano appena il 2,7%. E capite? Ma siamo pazzi. Non trovano soldi per le scuole, per le politiche e abbiamo il 2% del PIL per anni. Ma guardate che quando io dovrei andare giù, non è che stia qui a... Dice, secondo i dati SIPRI, l'Italia con una spesa militare che oggi raggiunge per sa poco 28 miliardi di dollari, 2004, è al 7° posto nella graduatoria mondiale. Difesa, non parliamo esportazione armi, non parliamo, parliamo di, a livello di bilancio difesa. Notate che questo fa da, e capite allora le politiche. Eppure io non ho sentito una parola su queste cose da parte della Conferenza Episcopale Italiana. Io sono un cattolico, sono un prete, sono un cristiano e ho il dovere di sentirle dire queste cose. Ho il dovere di sentire una Chiesa che è coscienza critica. Nulla. Ecco allora per me la gravità, guardate che è un momento di una gravità estrema. E il problema è, non è cambiare, guardate che noi ci sbagliamo se pensiamo che è questione di Tizio, Caio e Sempronio. Ci siamo dentro come sistema. Guardate che se anche vincesse il centro-sinistra in Italia dovremmo fare la stessa cosa che stiamo facendo oggi con questo governo. Guardate che sarà un impegno durissimo per tutti noi. Non prendiamoci in giro. Perché? Perché non sono più i governi oggi che decidono. Chi decide? Cioè questa clicca, io le chiamo le famiglie, 300-400 famiglie legate, primo, alle mafie. È un sistema mafioso il nostro, da cima in fondo. L'ha detto benissimo Bregantini davanti al feretro dell'onorevole Fortunio, il problema dell'Andrangheta non è della Lacrica, è soprattutto di Roma, ma io direi è soprattutto della cupola, 300-400 famiglie che detengono metà della ricchezza finanziaria mondiale, metà, ce l'ha loro e loro mani, legate alle mafie, alle logge massoniche, potentissime, di cui non si vuole parlare oggi, e terzo i servizi segreti. E qui capite dove, ecco, perché è così difficile il nostro impegno a questo livello. Le armi ormai sono diventate parte integrante di questo sistema, chiaro, per difendere i privilegi di pochi a questo mondo, ma al di là di quello è ormai le armi ed è una cosa che, capite che cos'è che dobbiamo scardinare oggi? Ecco perché è fondamentale che le religioni, le chiese, incomincino davvero a rimettersi in piedi e a dire no a questa logica. Quello che io mi aspetto è che continuando, il documento che più alto che abbiamo ancora in Chiesa Cattolica è ancora la pace in terris, dove il buon Papa Giovanni aveva affermato nell'era nucleare al bellum alienum aestarazione, la guerra è follia, deve essere tradotto perché in latino alienum est non è alieno, è follia. Ma dobbiamo fare l'altro passo adesso, dire che la bomba atomica è peccato e che deve essere resa tabù e deve essere tirata. Se non facciamo questo salto, capite davvero che manchiamo ed è soltanto le chiese
che possono essere la coscienza oggi critica della gente per aiutarli a far fare un salto incredibile. Davanti a questa situazione, che è davvero per me una situazione di una difficoltà e di una complessità incredibile, che ci impegna tutti e ci trova tutti sguarniti, per favore. E allora ecco l'importanza, adesso qui io volevo sottolineare proprio partendo l'importanza, vi ho detto, delle chiese, l'importanza nostra di uomini di buona volontà, perché siamo tutti coinvolti, ad arrivare a capire che ormai o diamo una svolta davvero a questo sistema economico finanziario militarizzato che sta uccidendo fra l'altro anche il pianeta, l'ecosistema, nel cui cuore c'è sono le armi, o noi ci mettiamo tutti insieme e diciamo basta, altrimenti guardate che il rischio è enorme di essere travolti. Io faccio un ulteriore passo e lo faccio come credente e lo faccio come membro di una chiesa. Penso che la cosa oggi, davanti a un sistema così assurdo come viviamo, penso che l'unica cosa onesta che ci rimane è ritornare a Dietrich Bonhoeffer. Ricordiamo che è il 100° anniversario della sua nascita. Quest'uomo, sotto Hitler, ha usato una parola classica nel luteranesimo, status confessionis, che i luterani usano per articolo di fede. Per la prima volta nella storia recente, Bonhoeffer ha detto, sotto il nazismo, alle chiese: chiese, se tu vai in chiesa e reciti il credo, io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo, il credo niceano, è l'ortodossia, Bonhoeffer diceva, è la mia ortodossia anche. Ma chiesa, se tu esci fuori e per strada, nella vita quotidiana, tu sei funzionale al regime di Hitler, al nazismo, tu non credi più nel Dio della vita, nel Dio di Gesù, adori un idolo. Il nazismo è questione di status confessionis, dicevo, un articolo di fede. È così che noi proclamiamo oggi la nostra fede, diceva Bonhoeffer, dicendo da che parte stiamo. Oggi ho qui con me il documento delle chiese riformate di Accra, in cui riprendo la stessa terminologia di Bonhoeffer davanti a questo sistema, soprattutto davanti all'atomica. Per me è l'unica cosa che possiamo dire ormai, e si tratta di status confessionis, è un articolo di fede, e la nostra fede in Dio la diciamo più ormai con i bei credi che recitiamo, troppo comodo, dicendo da che parte stiamo. Se stiamo da questa parte di questo sistema che ammazza per fame, ammazza per guerra, sta minacciando l'intero pianeta, ha il cui simbolo collettivo fondamentale direi proprio la bomba atomica, che è l'assurdità più totale, è la negazione di qualsiasi valore. Allora dobbiamo chiederci da che parte stiamo. Se stiamo dalla parte di questo sistema, sappiamo una cosa, che noi siamo dell'idolatro. Il problema in Occidente non è l'ateismo, è l'idolatria. Stiamo adorando il denaro, adorando la bomba atomica che protegge i nostri capitali. È questo, quindi dobbiamo incominciare a dirci da che parte stiamo, e dicendo da che parte stiamo diciamo la nostra fede. Molto bello questo testo quando dice: si tratta di un'ideologia, la nostra, che pretende di non avere alternative, che esige un flusso senza fine di sacrifici da parte dei poveri e dei creati, avanza la falsa promessa di essere in grado di salvare il mondo per mezzo della creazione di ricchezza e prosperità, pretendendo di avere signoria sulla vita ed esigendo una devozione totale, il che equivale a un'idolatria. E volevo ricordarvi per favore una delle frasi più belle dette da Bonhoeffer, quando ricordava sotto il nazismo, partendo dal libro dei Proverbi: parla per coloro che non possono parlare. E diceva: in certi tempi della storia questo è il minimo dei comandamenti che abbiamo nella Chiesa di Dio.
parla per coloro che non possono parlare. Ecco, io questa mattina ho preso la parola proprio perché so quanto è difficile oggi dirle queste parole. Sei immediatamente tacciato di traditore, di disertore, di comunista, di... ma io non ho altra parola davanti a quel Dio, proprio perché questo Dio è il Dio della vita, non ho, ed ecco allora quello che chiedo, che in questo momento, prima di tutto, cominciamo a capire l'importanza che tutti i movimenti alla pace, chi è serio, non chi gioca, perché c'è tantissima gente in tutta questa roba del movimento pace che sta semplicemente giocando. Dobbiamo essere seri, un momento della gravità totale, davanti a quello che ci aspetta in Medio Oriente. Vengo da Napoli, dove c'è arrivata il comando supremo delle forze di pronto intervento, è passato da Londra a Napoli e li ospitiamo. Noi dobbiamo ancora incominciare a lavorare anche su questa cosa. Ecco, davanti a questo scenario incredibile, io vi chiedo il coraggio, prima di tutto, di metterci insieme. Io spererei che nei prossimi giorni si riesca a fare una giornata, una mezza giornata con tutti questi, per tentare di dire cos'è che possiamo fare, com'è che possiamo interpellare le chiese, com'è che possiamo interpellare la società civile. È fondamentale. Secondo, guardate che dobbiamo incominciare a inventare le strade nuove. E prima mi ha ricordato di ricordare, lo ricordo volentieri, quello che ha percorso Turi Vaccaro. Purtroppo non se ne parla neanche, anzi, guardate che non parlo mica di voi, parlo del manifesto. L'ho supplicato, l'abbiamo supplicato di pubblicare qualcosa. Neanche il manifesto può pubblicare qualcosa su Turi Vaccaro. Chi è Turi Vaccaro? Povero uomo, è stato fra l'altro con me una settimana a Napoli l'estate scorsa e mi ha detto un po' quello che pensava, mi ha chiesto Alex cosa ne pensi e abbiamo ragionato insieme. Cos'è che voleva? Ha detto Luciano, ci troviamo davanti a una situazione atomica gravissima. Io sento che devo muovermi e sento che devo fare un gesto e me l'ha presentato, dico bello. Dico, secondo me risponde certamente ai plowshares, tutto il filone americano di non violenza attiva delle esistenze, soprattutto sulle armi atomiche. E fra l'altro ho cercato ieri sera, non ho trovato il testo di Anthausen, l'arcivescovo, dov'era di? Mi ricordo più, in modo l'arcivescovo della zona dell'Oregon, dove ci sono tutti i missili atomici e i sottomarini atomici. Notate che Turi Vaccaro cosa ha fatto? È andato ad Assisi, state luglio scorso, è partito da Napoli, è passato per Roma, è andato ad Assisi, ha comprato un martello. No, l'ha trovato casualmente in una casupola e l'ha detto qui, è un segno questo. Bravo. Poi, ma con quel martello è andato ad Assisi, l'ha deposto sulla tomba di Francesco d'Assisi, chiedendo la benedizione di Francesco d'Assisi su questo suo gesto. Poi è andato in Olanda ed aveva studiato per bene a questa base militare NATO, Weinstracht, se non mi sbaglio, sì. E l'ha studiata, come si è riuscito ad entrarci, sono dei grandi misteri, ma è riuscito a penetrarci dentro. Cosa ha fatto? È entrato nel hangar che conteneva due F-16 che portano le bombe atomiche, è entrato, era lì in riparazione, neanche in parte dell'aeroporto, era in dotazione in quell'hangar per riparazione. È entrato nella cabina e con quel martello ha distrutto i comandi dei due aerei. Notate un gesto che fa parte dei tipici gesti americani, dei plowshares, dei fratelli Berrigan, cioè le tre suore che sono in galera ancora, tre suore domenicane, eccetera. Per questo tipo di gesti è azione non violenta, perché non si tocca le persone, è contro un oggetto che potrebbe portare a morte milioni di persone, perché obietti in coscienza, dice, quegli aerei, quelle bombe non ci devono essere, non fai male a nessuno, fai male soltanto a... Lui poi si è fatto arrestare, si paga le conseguenze, ecco la non violenza, si è fatto arrestare, è stato processato, ha ricevuto un, come si chiama, tot mesi, poi l'hanno lasciato andare, è stato in Italia, non sono riuscito a vedere, 6 mesi. Adesso il 16 deve esserci il processo, non so se l'hanno fatto, anch'io non, ho telefonato ieri, non sono riuscito a parlare con Nenni per capire se l'avevano fatto o no, ma guardate, la cosa difficoltosa è stata, sapete, parlare di Turi Vaccaro, parlare di questo gesto, sembra quasi il manifesto, non va mica a parlare di chissà chi,
non vi ho parlato del Foglio, o del Corriere della Sera. Nulla, non se ne vuol parlare. Perché? Perché è un gesto che ci scomoda tutti. Perché capiamo che noi possiamo agire e non vogliamo agire. E ritorno al problema grande, gravissimo. Guardate che per i credenti si tratta di status confessionis, per me si tratta di una vita di fede. Voi non dite più io credo in Dio, è inutile dirlo, lo smettiamo con la nostra vita quotidiana. Se vogliamo, se diciamo di credere in Dio, dobbiamo letteralmente incominciare a metterci insieme, reagire, trovare tutti i gesti non violenti possibili per reagire a un sistema che ci sta portando dritti alla morte. Buon lavoro a tutti voi, grazie. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen, and I do apologize for speaking in English. Has been given a house in this city, which is good news. But it is news which is very rare, regrettably. Peace needs many houses, many homes. Every city, every locality, every community should have such a house in every country. However, what we find is rather the opposite. We find many places which are dedicated to war, for instance, for teaching and preparation of war, such as in military academies and in army barracks. The world still largely accepts the ancient and discredited Latin dictum, civis pacem, para bellum. Only slowly is another, more sound idea gaining ground, namely, civis pacem, para pacem. If you want peace, prepare for peace, not war. But where do we prepare for peace? Where do we teach peace? Where are our peace academies and schools for the teaching of and the training in nonviolence? In virtually all countries not only prepare for war, but also remember war, and sometimes even celebrate war. There is hardly a country in the world which does not have a war museum. Indeed, often such a museum is regarded with much pride and plays a significant role in a country's cultural, social, and political life. This is where the nation's battles and its battlefield heroes are remembered and celebrated. In England, for example, there are at least 50 such war museums. The first peace and anti-war museums were created 50 years ago in 1955 in the two Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki, which were destroyed by atomic bombs at the end of the Second World War in the Pacific. As the first and only country which has experienced atomic warfare, there is a strong public sentiment in Japan against war and a strong desire for peace. This is why there are many peace museums in Japan, more than in the rest of the world combined. Also in Asia, but this time in India, we find examples of a very different kind of peace museum, namely museums dedicated to the life and teachings of Gandhi. He was, of course, the most important philosopher and teacher of peace and nonviolence, and at the same time also its greatest practitioner. He showed the power of nonviolence, and using this so-called soft power, achieved the independence of his country from British colonial rule. One of his most famous and profound sayings is,
There is no way to peace. Peace is the way. One of the many people who was inspired by Gandhi was, of course, Martin Luther King in the United States. And we have several museums in the United States dedicated to Martin Luther King and the human rights movement, which are also a kind of peace museum. For one last example of a peace museum of a different kind yet again, we can refer to La Filanga. One of the central components of this new house of peace is the precious and unique collection of peace posters, which documents the peace movement in Italy and many other countries of the last 50 years. These posters are a reminder that many people, many organizations, and many campaigns have been actively involved in one or another aspect of protesting against war and weapons, and in promoting peace, justice, development, human rights. Since 1992, the peace museums in the world have come together in an international network in order to exchange information, cooperate in producing exhibitions, and support each other. Among the activities of the network is an international conference every 2 or 3 years. The fifth and latest such conference was held last year in Guernica, in the Basque Country in Spain, hosted by the Guernica Peace Museum, which is an official museum of the small Basque city. The network has also produced the first international guide of peace museums, published by the United Nations in Geneva in 1998. And for recent developments, there is a website which is still under construction and being developed, www.museumsforpeace.org. I would like to conclude by referring to one of the great advocates of peace, author of the first book exclusively devoted to peace. This author lived also briefly in Bologna, where he witnessed the bellicose activities of a pope, the infamous Julius II. I'm of course referring to Erasmus of Rotterdam, who in 1517 published his beautiful Complaints of Peace. Peace is introduced as a person who discovers that nobody wants her, and that there are no places where she is welcome. And this explains the title of the book, Peace Complaints. Today, nearly 500 years later, Erasmus would be pleased to learn that at last peace is no longer homeless, and that peace is warmly welcomed in a growing number of peace schools, peace departments, peace centers, peace museums, and peace houses like La Filanga. As the coordinator of the International Network of Museums for Peace, I would like to congratulate the mayor and the citizens of Casalecchio di Reno for this wonderful initiative. I hope it will flourish and will inspire other cities in Italy to follow its example. Many thanks.